state ascoltando le mie parole molto probabilmente perché in fondo al vostro cuore sognate, ma che dico sognate? Bramate di essere come me, ovvero di essere creatori. Se la mia deduzione è esatta, significa che siete nel posto giusto al momento giusto. Ma non pensate che sarà facile, né che sarà per tutti. Ma adesso lascio la parola a Serena e Irene, che mi hanno obbligato a fare sta voce da coglione. Eccoci qua. Eravamo talmente... No, allora, io sono Serena e lei è Irene, innanzitutto. Sta scambiando. Ok, eravamo talmente agitate che ci eravamo completamente dimenticate che c'era la sigla con... Ringraziamo Giacomo per questa prestazione. Benissimo, benvenuti, siamo super emozionate e super contenti di essere qui. E, prima di iniziare faccio un giro di saluti allo staff di Zonzes. Regia, metti tutti quegli schermi. Ciao a tutti, ciao a tutti, siamo in 130. Ciao, 128. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E grazie, buonasera a tutti quelli che non si sono visti, cioè Marina, Luca, Lorenzo, mi sono dimenticata qualcuno? No, basta, tutto lo staff. Quindi, fatta un po' stemperare l'emozione, veniamo al motivo per cui siamo qui stasera. Siamo qui per parlarvi di questo fantastico Creator Program. E innanzitutto vi spiego anche un po' perché l'abbiamo chiamato Creator Program e perché abbiamo usato tutti questi termini in inglese. Per complicarci la vita, no, perché, come avrete capito, noi abbiamo intenzione di conquistare il mondo. Noi abbiamo intenzione di conquistare il mondo e di popolarlo di avventure. E, non so chi di voi conosce la storia di Zonzes, non vi annoierò con la storia di Zonzes, però il motivo per cui siamo qui oggi è che noi siamo un social network e come tutti i social network contiamo sulla nostra community e in particolare sulle persone che hanno creato e partecipato alle nostre avventure. Io mi ero anche ricordata scritta delle cose da dire, ma sono talmente emozionata che non me ne ricordo più neanche una. Siamo un social, sì, infatti, veniamo dei creator d'avventure. E perché li vogliamo? Ecco, questo vi volevo raccontare. Quando io ero una pischella e non avevo ancora iniziato a lavorare, pian piano ho iniziato a fare delle cose. Non sono mai stata una grande studiosa e non ho manco finito l'università. E le persone che mi hanno insegnato il mestiere sono le persone che io ho visto lavorare, con cui sono in grande debito. Noi pensiamo di essere arrivati a un punto in cui vogliamo insegnarvi tutto quello che sappiamo fare. Sicuramente non condurre una diretta. Sicuramente non condurre una diretta, perché io sono sempre stata dietro la telecamera. Il mio mestiere è quello della regista, poi abbiamo Laura che è una grande digital marketer e Giacomo che è un grande motion graphic e UX designer, e poi abbiamo anche dei partner che vi presenteremo, e questo programma è per insegnarvi tutto quello che sappiamo fare e farvi diventare dei grandi, già lo siete, più di quello che siete. I nostri super top creator. E adesso, dopo questo inizio veramente pessimo, adesso mi passa, anzi, guardate, volevo semplicemente aprire questa birra, che così magari mi calmo, con l'originale apri bottiglie di Zozzo. Meraviglioso. Che è stato il nostro, questo è un grande ricordo, è stato il primo nome della nostra startup, prima di chiamarci Zonzes. Un giorno vi racconteremo anche perché l'abbiamo cambiato. Basta, mi taccio, che ho già parlato più di quello che avrei dovuto. Vai Irene, tocca a te. Ci siamo. Buonasera a tutti ragazzi, io appunto sono Irene e mi occupo di community, con alcuni di voi abbiamo già avuto il piacere di parlare, di confrontarci online, quindi alcuni di voi mi conoscono già, e adesso andiamo un pochino più nello specifico per quanto riguarda le modalità e le fasi del Creator Program.
Il Creator Program abbiamo deciso di suddividerlo in tre macro fasi. Una fase sarà la fase di scouting, quindi una fase in cui andremo a darvi un... Sì? Ma regia, non dovremmo vedere le slide a questo punto che mostrano quello che sta raccontando Irene? Secondo me sì. Penso anche di sì. Vai che se non abbiamo le slide si capisce poco. Siamo in diretta, stanno arrivando. Ok, vai pure avanti. Bene, allora, quindi adesso cercherò di chiarirvi un pochino meglio queste tre fasi. Appunto, abbiamo una prima fase di scouting, che chiamiamo così perché andremo a selezionare tutte le persone che passeranno poi alla fase successiva del Creator Program. In questa fase vi manderemo un questionario preliminare a punteggio che vi arriverà per mail lunedì 25 marzo, quindi questo lunedì. Vi faccio nota bene, ricordatevi che questo questionario vi arriverà se siete iscritti al Creator Program, quindi dovete fare l'iscrizione tramite il sito. Sarà un questionario in cui andremo a capire un pochino a che punto siete e a valutare come siete messi, insomma, per quanto riguarda la creazione di contenuti, per quanto riguarda la gestione dell'avventura sul campo, e andiamo a capire se avete altre qualifiche e tutto questo genere di cose. E vi chiederemo anche di inviarci un video. Bellissimo, stiamo vedendo il testo di non so chi nel frattempo. Avevamo preparato delle slide fantastiche dove si spiegavano tutti questi punti, perché mi rendo conto che siamo... Ecco. Oh, grazie. Ricominciamo da capo, per favore, perché finora è stato un disastro da me in avanti. Allora abbiamo queste tre macro fasi. Quindi una prima fase di audizioni, in cui ci sarà un questionario che vi invieremo il 25 marzo e dovrete inviarci compilato entro la settimana successiva. Entro il 15 di aprile avrete i risultati. Si passerà poi a una seconda fase di selezione in cui faremo il primo bootcamp e poi andremo chi passerà anche questa seconda fase andrà alla una terza fase di training. Adesso andiamo avanti, così andiamo un pochino più nello specifico delle fasi e riuscite a capire meglio. Allora, come vi stavo dicendo prima, questa prima fase che abbiamo chiamato audition inizia con questo questionario. Lo riceverete, come vi stavo dicendo, per mail lunedì 25 marzo se siete iscritti al programma. Quindi se siete interessati vi ricordo di iscrivervi al programma. Avrete circa... Come fanno a iscriversi? Per iscrivervi al programma dovete, che giustamente sennò poi ve le farete voi, dovete andare sul nostro sito e troverete la pagina dedicata che comunque abbiamo sfamato ovunque, trovate tutti i link anche sulle nostre storie in evidenza su Instagram, perché so che preferirete passare da Instagram perché è più comodo. Comunque, una volta che vi siete iscritti al programma vi arriva zonzes.com/creator. zonzes.com, dopo viene fuori zonzes.com/creator perché non sei ancora iscritto e esattamente, yes, che vorrebbe partecipare. Dopodiché avrete circa una settimana per completarlo, quindi abbiamo messo come data martedì 2 aprile, quindi passata Pasqua e Pasquetta, vi chiedo di farlo con il massimo dell'attenzione, quindi di farlo in un momento in cui siete tranquilli, quindi magari non mentre brindate a Pasqua o Pasquetta, e vi comunicheremo l'esito entro il lunedì 15 aprile. Posso dire una cosa? Sai che interrompo. Quelli che avevo messo qua nella foto, ovviamente sono tutti fatti con la io, sono di stock, ma noi ci vogliamo mettere le vostre facce. Cioè, il punto è questo, che noi cosa vogliamo fare con questi creator alla fine? Cioè, una volta che noi li avremo selezionati, perché se lo stanno chiedendo... Brillare come delle stelle del cielo luminosissime. Noi vogliamo far... Adesso so che sembra poco credibile che io lo stia dicendo, perché abbiamo usato un po' questo esordio disastroso. Adesso mi sono calmata. Cioè, sostanzialmente, noi vogliamo far crescere questa piattaforma, la vogliamo far diventare sempre più grande. Stiamo facendo del ADV, grazie a Laura, per far arrivare sempre più utenti. Stiamo facendo di tutto per farla andare sempre più forte. E quindi le facce che vogliamo vedere lì non sono le facce delle stock, ovviamente sono le facce delle persone che organizzano le avventure più fantastiche e tirano in mezzo un sacco di... Non che non siano fantastiche quelle che avete fatto fino adesso, però, come dire, vogliamo proprio
lanciarvi nell'iperspazio. Adesso penso che si sia capito. Adesso l'abbiamo fatta. Quanto è passato di tempo che c'è. Beh, vabbè. Ma veramente sono le 9:05 e abbiamo siamo già qua. Esatto. Allora, poi passiamo alla fase 2, che invece sarà una fase di selezione. Nota bene, ovviamente, chi avrà passato questo questionario passerà alla fase 2, in cui ci sarà il nostro primissimo e fighissimo, bellissimo bootcamp. Sarà una vera e propria avventura in pieno stile Zonzers, ci saremo noi dello staff e chi sarà arrivato a questa fase. Che tipo di avventura? Passeremo una giornata insieme, molto probabilmente in Lombardia e molto probabilmente camminando, e ovviamente poi vi valuteremo tutti i dettagli del caso, e vi chiederemo poi di raccontare. È obbligatorio partecipare, no? Se non sei tagliato fuori? Se non si partecipa alla, no, cioè, no, se uno magari non sta proprio, no, no, giustamente, infatti dopo vi avrei detto questa cosa, se non riuscite a venire, se avevate già degli impegni pregressi eccetera, ovviamente sarà possibile comunque inviarci un contenuto che sia foto, video, scritto, audio, quello con cui vi sentite più agio, di un'altra avventura che fate in un altro momento. Quindi ovviamente non è limitante, non è che se non ci siete in questa data non potrete partecipare. Dopo che ci avrete mandato appunto i vostri contenuti riguardo questa avventura che faremo insieme, vi diremo appunto chi passerà questa fase, quindi chi sarà effettivamente dentro il programma. Così anticipo le domande. Ovviamente, siccome dentro nel programma, oltre a dei contenuti online di cui poi vi parleremo, ci saranno proprio degli eventi in presenza, quindi ci piacerebbe tirare dentro. Cosa è successo? No, niente, scusate, la chat. Ci piacerebbe tirare dentro centinaia di persone, ovviamente non saremo in grado di farlo, quindi saremo costretti a fare una selezione. Ovviamente, certo. Una selezione che sarà ad opera nostra, totalmente arbitraria, lo decidiamo noi, non siamo corruttibili in nessun modo. Questo è vero, giusto, no? Non siamo corruttibili, adesso a parte gli scherzi, non possiamo, siccome faremo degli eventi in presenza, ovviamente non possiamo farlo con 50 persone, quindi ci sarà un numero più ridotto. Non abbiamo un numero, cioè non abbiamo deciso, no, saranno 30, saranno 40, non l'abbiamo deciso. Lo decidiamo sulla base poi delle persone che applicheranno e di che caratteristiche avranno. Quello che stiamo cercando, fate attenzione, quando diciamo creator non stiamo intendendo creatori di contenuti digitali, ma di esperienze. Esatto. Quindi a noi interessa che queste esperienze vengano raccontate, perché Zonzers, essendo un social, vive di contenuti e quindi ha bisogno anche di creazione di contenuti. Però non cerchiamo per forza chi sa già fare il videomaker o chi sa già... Sapete scrivere, sapete fare le foto, siete dei cantautori o cantautrici e raccontate le cose, oppure le raccontate in prosa, va bene qualsiasi forma di storytelling. Esatto. Okay. Infatti abbiamo proprio scritto vale tutto per questo motivo, quindi quello che vi fa sentire a più agio e in cui vi sentite più forti. Passiamo poi, ovviamente, chi ha passato anche questa fase, arriveremo alla fase 3, che sarà una fase che abbiamo chiamato di training, e in cui ci sarà training, perché ci sarà tutta la parte relativa alla formazione, in cui avremo questo bellissimo Coolness Crest Course, che io non riesco a dire, è difficilissimo da dire, poi vedremo se Laura lo dirà meglio di me. Qui ci saranno dei contenuti online per, come abbiamo scritto, portare la vostra super figaggine ai massimi livelli. Ci saranno poi altri due bootcamp in collaborazione con i nostri partner, e più delle sorpresine fighe di cui adesso non vogliamo spoilerare nulla. Quindi queste saranno le tre fasi, le date le avete viste, sono queste, quindi andremo dal 25 marzo fino al 21 giugno. Questa sono io, come potete aver capito, quindi se avete qualsiasi tipo di dubbio, domanda, perplessità esistenziale o meno, mi potete contattare in app o per mail, questi sono i miei contatti. E ora lascio la parola alla nostra... Allora, adesso mi sono rilassata, prima di dire la prossima cosa ho promesso a mia figlia che avrei fatto questo. Ciao amore!
voglio bene. Scusate, ma io sono mamma. Adesso devo parlarvi dei banner, perché ovviamente tutti i contenuti che vi metteremo a disposizione e i tre bootcamp, che vuol dire tre eventi in presenza che faremo, non li possiamo fare tutti da soli, anche perché non è che noi sappiamo fare qualsiasi cosa, quindi i contenuti che vi trasmetteremo noi sono quelli relativi a quello che noi sappiamo fare, cioè appunto la creazione di contenuti digitali. Poi me ne parlerà Laura più nel dettaglio. Ma invece per quanto riguarda la creazione di esperienze e di avventure, come c'è scritto nel sito con i Controco, e regia qua io vorrei che ci venissero fuori degli schermetti, quindi dall'altra parte si vede la roba che fa Cal 12, perché anzi Cal 12, visto che dobbiamo fare gli americani, ecco qua, vi presento il deserto, che è uno dei posti dove il nostro partner Cal 12 va a fare le spedizioni. Loro si sono ispirati per il loro nome, come si legge al tribù dei Tuareg, che erano 11, loro sono la 12ª. Comunque, a parte questa storia, questo nostro partner è un tour operator e quindi organizza viaggi veramente pazzeschi, veramente pazzeschi. Con rispetto parlando di tutte gli altri nel mondo che organizzano viaggi, però noi insomma abbiamo scelto di collaborare con Cal 12 perché organizzano vere e proprie spedizioni. Sono il loro team, che stasera non può essere qua con noi perché stanno facendo un altro evento in presenza da un'altra parte e quindi non ci sono. Loro conoscono veramente tutto il mondo, ma tutto il mondo vuol dire tutto il mondo. Io ho sempre pensato di aver viaggiato abbastanza nella mia vita, per fortuna, prima di parlare con i ragazzi del web. E oltretutto nei loro team ci sono archeologi, speleologi, cioè gente che ne sa veramente tantissimo, e quindi abbassa. Ah, io devo passare, sono troppo. Seguendo la chat. Benissimo. Loro sono i primi. Adesso lo possiamo togliere il video che abbiamo visto, perché vorrei presentare invece i nostri secondi partner in questa iniziativa, che sono i ragazzi di Training for Outdoor, che non sono un tour operator, ma sono una futura startup come noi. Sono ragazzi che si occupano di tutto quello che è la formazione pre-attività outdoor, e questo include sia il training fisico vero e proprio, quindi come vedete allenamenti speciali per chi vuole andare a fare snowboard, vuole andare a fare mountain bike, arrampicata, eccetera eccetera. E poi fanno anche eventi in presenza e fanno anche formazione su questioni relative all'andare in montagna. Togliamo il video che tanto è finito. Oh yes. E prevenzione valanghe, uso dell'arma, sono anche loro dei super partner e io sono veramente contentissima che saranno al nostro fianco, perché stiamo preparando una roba che io, quando scrivevo il programma di sto creator program, mentre lo scrivevo, ve lo giuro, pensavo, se me l'avessero proposto a me quando avevo la vostra età, io sarei stata molto felicissima, felicissima, ce la stiamo veramente mettendo tutta. Invece del nostro terzo partner ci parla la nostra Laura, in collegamento da Vicenza. Ma è regia, mi piace un sacco questa cosa. Ciao a tutti, ciao a tutti, mi sentite? Sto un cenno. Ok, allora, piacere, sono Laura e adesso faccio la presentazione. Mi presento già con le slide, che così vedete già con chi sono e ci parlo sopra. Sono agitata, scusate, non mi ricordo neanche più quello che devo dire, però adesso ve lo dico. Allora, dovrebbe partire. Ok, perché ci ho messo tipo 1000 ore per fare questi slide, quindi devono partire. Piacere, sono Laura, e the smile di Zonzers. Cosa vuol dire? In poche parole, io gestisco la comunicazione digitale di Zonzers, le sponsorizzate, quindi quando avete le sponsorizzate di Zonzers, che sono appena partite, sono
sono quelle che abbiamo fatto adesso, appena fatto partire adesso noi, con alcuni di voi, che non vi dico altro, e sono quella che vi scrive nei profili social per spammarvi e chiedervi le vostre foto per pubblicarle. E, ok, adesso andiamo alla prossima clip. Non sono solo una Zonzers, sono anche una docente di content creation, quindi qua andrò a parlare della terza parte del programma dei creator. Insegno content creation alla Mind Academy di Padova. Padova, non so se sapete dov'è, è qua in Veneto. È una scuola di formazione per futuri, ho formato i professionisti digitali, quindi tutte le professioni digitali, copywriting, digital marketer, sviluppatori web e quant'altro. Io tengo workshop verticali sulla content creation, quindi perfetti per il vostro programmino. Infatti, grazie anche a questa partnership con Mind, avrete anche un certificato di content creation alla fine del corso. Esatto, è vicino all'Islanda, è proprio quella. Sto leggendo i commenti. Allora, ecco, il Coolness Crash Course, l'ho detto giusto? O CCC, come qualcuno suggeriva di rinominarlo per non sbagliarsi nei commenti. Ecco cosa vedremo insieme. Attenzione che qui adesso vi do delle perle velocissime sul corso, dei mini spoiler su cosa andremo a vedere. Intanto introduzione alla content creation, perché non tutti sanno cos'è, sebbene alcuni già la stanno applicando. Quindi vedremo che cos'è, dove è applicata, quali tipi di contenuti esistono e quant'altro. Poi, cos'è la creatività e cosa significa essere creativi? Definire la creatività è una cosa veramente difficilissima, non è una cosa che ci si sveglia la mattina e compare dal nulla. Possiamo intanto dirvi che una persona creativa ha tantissime skills, forse troppe, tra cui una è che è quella sempre di trovare soluzioni. Chi meglio degli Zonzers sono dei creativi? Cioè, pensate a un'avventura, ci sono degli imprevisti e trovare soluzione è all'ordine del giorno. Poi, gestione delle idee. Come si genera un'idea per un contenuto social? Quindi la parte più difficile del creare contenuti è trovare idee. L'idea è un'identità totalmente astratta. Dobbiamo capire che obiettivo abbiamo per scegliere l'idea giusta per i nostri contenuti. L'importanza di definire il concept di un contenuto. Quindi l'idea nasce astratta, il concept è la fase in cui cerchiamo di renderla concreta. E capiamo anche qual è la nostra chiave comunicativa. Poi abbiamo storytelling visivo e narrativo di un contenuto social, quindi qual è il tipo di contenuto più adatto per ciò che vogliamo raccontare, come portare gli spettatori dal punto A al punto B della nostra storia. Come sfruttare al meglio il nostro smartphone, quindi impostazioni, setup del telefono, siamo sicuri di averlo settato nel modo giusto? La fase esecutiva per la creazione di un contenuto social. Quindi concretizziamo il tutto, vediamo la durata delle singole clip, i movimenti di camera, le inquadrature. Attrezzatura consigliata per i video con smartphone, treppiedi, ring light, microfono, vediamo qual è la migliore per noi, per la nostra situazione. Editing, quali migliori strumenti online o non online, quali migliori app possiamo utilizzare e come utilizzarle. E alla fine, la parte che finalmente poi arriva, che è quella che più preferisco, creeremo dei contenuti insieme sul campo. Quindi faremo insieme dei contenuti, vediamo come sistemarli, aggiustarli per essere veramente top e non avere nessun dubbio sulla creazione di un contenuto, delle nostre avventure. Ecco, io spero di essere stata velocissima, vi saluto con questo video con dei mini spezzettoni di voi, dei vostri video in avventura. Vediamo, parte... Finish. Spero sia tutto chiaro nel caso. Chiarissimo, grazie mille Laura. Penso chiarissimo, dopodiché per chiunque abbia domande le può scrivere in chat. Esatto. E alla fine facciamo ovviamente la parte delle domande se qualcosa non vi è chiaro, soprattutto della parte che ho spiegato io.
Scusate, c'è dell'emozione da queste parole. Pensare che questa cosa poi dopo, cioè non è solo la diretta, poi dopo la rimetteremo. La potrete rivedere mille volte quando si dice no, perché quando la cosa è su YouTube poi dopo è per sempre il mio momento di imbarazzo, ma tanto la edito. Alla fine facciamo la partenza dove io sono qua, non dico minchiate, e dopo gliela riciniamo sopra. Comunque adesso me ne una parte mi dice no, vi ricordiamo il sito zoze.com/creator. Vi ricordiamo che è tutto gratis, non si paga niente, cioè se dovete venire agli eventi in presenza ovviamente il biglietto lo pagate da soli, perché se no ci roviniamo, però non si paga niente per tutta sta roba. Alla fine avete anche, come vi ha detto Laura, il certificato Mind Academy. Noi il certificato meglio che non lo diamo, perché l'unica cosa che possiamo trasmettere, no, ma no, perché ridi? No, però è vero, noi trasmettiamo esperienza, e quella è comunque è il momento degli ospiti. Esattamente, e partiamo con il nostro Marco, in arte Rolling Monte. Eccoci qua. Ciao, Marco. Ciao. È qui la festa? È qui la festa? Aspetta che io mi sono... Questo è Marco. Lui. È proprio lui, se volete cercare sull'app e vedere le sue... e vedere le sue avventure. Allora, io volevo lasciar parlare Marco, ovviamente, visto che io ho parlato abbastanza, e in particolare volevo partire con questa cosa. Stamattina ho letto un post di Atlantic che diceva sostanzialmente che la generazione Z è una generazione estremamente disagiata. Io penso che non solo la generazione Z sia disagiata, come si può vedere. Secondo me questa è un'epoca disagiata. Cioè, noi abbiamo pensato, eravamo convinti che finito il Covid sarebbe tornato tutto come prima, uguale. Già prima non era proprio, andava benissimo. Invece no, non è stato così, ok? Comunque questo articolo di The Atlantic, Marco, diceva sostanzialmente che la cura per questa cosa è questo, spegnerlo, toglierlo addirittura, si diceva, e andare a fare attività in compagnia all'aria aperta. E quindi su questo tema del disagio, cioè del non disagio in realtà, dello stare bene, poi dopo faccio parlare te della tua esperienza su Zonzers. Certo, beh, comunque mi trovo assolutamente d'accordo il fatto di abbandonare per un po' lo smartphone e concentrarsi, insomma, all'attività all'aria aperta, soprattutto poi con persone che non conosci, quindi c'è comunque così un po' di sorpresa, ma che noti subito vibrare alla tua stessa frequenza, beh, è una cosa che mette assolutamente, diciamo, serenità e ti porta a avventure ancora più belle, secondo me. Quindi innanzitutto grazie per aver creato questa bella app che sposiamo. Ma grazie a te, però io volevo che tu mi raccontassi il Piave, cioè cosa è successo, il Piave, il bivacco. Sì, parlando così di avventure su avventure, beh, una, diciamo, delle prime avventure, non proprio la primissima, ma comunque entro le 5, è avvenuta proprio quando abbiamo organizzato, insieme ad altri amministratori, un grande bivacco, quindi una grande grigliata al fiume, e io mi ero incaricato appunto di trovare il posto. Ora, io davo per scontato che il posto ci fosse ancora rispetto a qualche settimana prima, quando ero andato a vedere. Fortunatamente nelle mie avventure su una ruota sono passato lì in zona, quindi hanno detto fammi dare un occhio, quando scopro il giorno prima, anzi il pomeriggio prima, che praticamente il fiume si era portato via tutto il piazzale, compreso di bivacco con palafitta, quindi cado un po' dalle nuvole e ho tipo una sera per trovare un posto che potesse ospitare 35 se non 40 persone per questa grigliata, quindi potete immaginare l'ansia che mi è venuta. Però poi è riuscita sta manovra, insomma. Fortunatamente, avvisando un pochino il gruppo, ho trovato un posto lì vicino, mancava un po' l'attrezzatura,
non c'erano le panche che c'erano nell'altro, quindi il fatto è che noi Zonzers siamo organizzatissimi e quindi siamo riusciti a trovare delle panche, quindi abbiamo portato noi tutto l'occorrente per festeggiare al meglio. Devo dire che è stata piuttosto riuscita come avventura. Ma tra l'altro avete sentito che voce pazzesca che ha Marco? Cioè, noi siamo tutti sconvolti. Noi perché arriva la voce con una dizione perfetta, una cadenza, potrebbe fare il doppiatore. Sì, invece la Maggie farà lo speaker dei nostri spot, giusto, vero? Questa cosa è una cosa che mi perseguita. Però lo prendo come un complimento, grazie. Ma certo, è un complimento, è assolutamente un complimento. E poi cos'altro è che mi raccontavi? Ah, ok, bivacco ad Halloween con Ascesa Notturna, bello. Sì, devo dire che... Dove? Eravamo al Vallo Oscuro, quindi in zona Mel, Belluno, insomma. E è stato il mio primo bivacco, tra l'altro, quindi affrontarlo con sconosciuti di notte, senza aver mai pernottato fuori in una casera prima, è stata sicuramente un'esperienza, diciamo, diversa dal solito, e assolutamente mi ci sono buttato a capofitto. Quindi ci siamo ritrovati una quindicina di persone e lì abbiamo festeggiato appunto Halloween. E la cosa buffa è che, oltre ad aver conosciuto tutte queste persone, il giorno dopo io mi sono dimenticato, visto che ci siamo svegliati all'alba per andare chiaramente a vedere l'alba, perché noi Zonzers siamo anche romantici, mi sono dimenticato dal sonno il famoso bicchierino. Ora, non so se voi vi ricordate, ma c'è poi stata qualche giorno dopo una missione, una mia avventura chiamata SOS, missione di soccorso al bivacco. Sì, me la ricordo, me la ricordo. E quindi ho organizzato un'altra avventura per tornare a recuperare quel bicchierino a cui ero particolarmente affezionato. Sono un tipo così romantico. L'hai trovato? L'ho trovato e l'ho riportato a casa. Grande. Comunque, due cose che hai raccontato, cioè due avventure che hai raccontato, finivano sempre come poi festeggiamo. Cioè, mi sembra che con te c'è questa cosa, questo spirito festaiolo. Esatto. Giusto? Siamo qui, siamo noi. Stupendo. Fantastico. Grazie Marco. Grazie mille, Marco. E adesso passiamo al nostro secondo super ospite, che è Elia. Ciao Elia. Ciao. Maglietta. Hai visto che maglietta? Spettacolare. A proposito, dico questa cosa, adesso sono le 9:30, tra mezz'ora inizia la partita, giusto? Italia contro Venezuela. Ma tu non lo sai, ma non lo sapevo. È giusto, Elia, che sta... Non lo so, sinceramente. A nessuno frega più niente del calcio in questo paese. Vabbè, comunque, la prima persona che mi scrive a me sulla chat di Zonzers gol quando l'Italia segna, se segna gli regaliamo una maglietta come quella di Elia. Quindi molto attenti. Vi trovate come sere Zonzers. Basta scrivere gol, il primo messaggio che arriva regaliamo una maglietta. Detto questo, aspetta, devo far vedere il profilo di Elia. Elia, sto parlando a voce troppo alta? Sì. No, secondo me no. Ah, se no puoi dirlo. Eccoti qua. Sì. Adesso ve lo faccio vedere. Si vede? Abbastanza, è un po' nascosto. Mi dispiace perché le foto sono bellissime su questi profili. Sono tutte, foto delle avventure di Elia, comunque ve le andate a trovare. Allora, Elia, tu cosa che mi raccontavi? Io voglio che tu assolutamente ci racconti a tutti quanti del Portogallo. Sì, allora... racconta chi è e sei qui stasera. Come? La persona che era con te è qui stasera, lo sai? E quindi, serio? È presente? Se ci sta guardando. Non lo so. Lo so perché è in stagione, lavora, quindi probabilmente sta lavorando ancora. Ah, ok. Comunque, allora, io ho deciso di creare questa avventura su Zonzers appunto riguardo il cammino dei pescatori in Portogallo.
che fa parte della rotta vicentina, che è un percorso appunto che si sviluppa per diversi chilometri, mentre il cammino dei pescatori si sviluppa per, se lo si completa tutto chiaramente, per 220 chilometri e parte da sotto Lisbona, il paesino si chiama Porto Covo, e praticamente si toccano, diciamo, in questo cammino, sono 11-12 tappe a seconda appunto del passo di ognuno, si toccano tutti porti appunto storici dove i pescatori pescavano e pescano tuttora. E io ho creato l'avventura appunto a ottobre, forse dell'anno scorso, inizio ottobre, e nel frattempo ho conosciuto questa persona, Mattia, sempre tramite Zonzers, perché avevo organizzato altre escursioni appunto con Zonzers in montagna, e ci siamo conosciuti praticamente nelle Parole di San Martino, sulle Parole di San Martino. E poi da lì appunto si è stretta questa amicizia, perché abbiamo fatto diverse escursioni assieme, e io comunque avevo già creato l'avventura del cammino dei pescatori su Zonzers, lui al tempo non l'aveva ancora vista, era già uno Zonzers chiaramente, e poi ci siamo organizzati praticamente per conto nostro, perché si erano iscritte altre persone che poi comunque tra una cosa e l'altra non sono riuscite a venire, e quindi siamo partiti io e Mattia assieme. Siamo partiti il 2 di novembre, tra l'altro la partenza è stata traumatica perché avevamo il volo alle 9 di sera e siamo partiti alla fine con Ryanair tre ore dopo circa, quindi verso mezzanotte più o meno. Siamo arrivati a Lisbona tardissimo, abbiamo dormito 2 ore e il giorno dopo siamo partiti appunto con un pullman destinazione Porto Covo, che è il punto di partenza appunto per il cammino. E da lì abbiamo appunto camminato per 220 km sulla costa sud-est fino ad arrivare a Sagres, che è il punto diciamo più a sud del Portogallo, e poi da lì, da Sagres, ci sono altri 3 giorni di cammino e si arriva a Lagos, che è il punto d'arrivo diciamo. È stata un'esperienza assurda, molto molto bella, io sono un grande amante della montagna. Era il primo cammino lungo che facevi? O ne avevi già fatti altri? No, ne avevo già fatto un altro a maggio, sempre dell'anno scorso, avevo fatto il cammino di San Francesco, quello che va da Laverna, dal santuario di Laverna in Toscana e arriva praticamente ad Assisi. Mm. Però era leggermente più breve, nel senso che erano 8 tappe, quindi 8 giorni di cammino in sostanza. Però come chilometri più o meno siamo lì, la via di Francesco sono 170-180, il cammino dei pescatori sono 220, quindi più o meno siamo lì insomma. E che dire, è stata un'esperienza veramente meravigliosa, sia dal punto di vista del paesaggio che mi ha sorpreso, perché appunto io amo fortemente la montagna e ero un po' scettico, devo dire la verità, perché il mare non mi fa impazzire come mi fa impazzire la montagna, però c'erano dei paesaggi incredibili, c'erano delle scogliere appunto di oltre 100 metri che davano sul mare e sarei stato lì a guardarle veramente per ore, perché purtroppo chiaramente camminando non hai chissà quanto tempo per fermarti per godere tutta la bellezza che c'è, ma il bello appunto di camminare giorno dopo giorno, quindi macinare chilometri a piedi, è proprio quello di vedere il paesaggio che cambia continuamente, perché l'oceano è piatto, sì, è vastissimo, enorme, però è tutta la costiera che cambia, ed è quella la cosa che mi ha sorpreso di più. Poi vabbè, è successa anche una cosa pazzesca, l'ottava tappa. Come? All'ottava tappa è successa una cosa pazzesca, perché siamo arrivati in spiaggia, partendo dal paesino, era 2 chilometri dal... appunto, questa spiaggia si trovava 2 chilometri dal centro abitato, e ci siamo trovati praticamente un gattino piccolino, che ci è venuto incontro miagolando, no? E gli abbiamo dato dei cracker da mangiare, perché avevamo solo quello praticamente. Poi abbiamo visto che ha iniziato a seguirci, quindi anche su per le scogliere, no? E ormai non potevamo più lasciarlo indietro, perché chiaramente i centri abitati erano distanti chilometri da dove ci trovavamo, e quindi alla fine ce lo siamo portati assieme per tutta la tappa. Però è stata un'esperienza folle, tosta, perché alla fine lui non voleva più camminare, quindi ci siamo partiti via per 15 chilometri praticamente alternandoci a portarlo in braccio praticamente, e poi alla fine l'abbiamo affidato a un centro per animali che abbiamo trovato lì. Vabbè, vicino alla tappa. Avete fatto bene, è meraviglioso camminare, e io ho avuto l'occasione e la fortuna di fare tanti chilometri,
E a parte il paesaggio che cambia, la cosa incredibile è come cambia il rapporto con le persone che sono con te e quanto ti conosci camminando insieme giorno dopo giorno, quanto ti conosci. E, è veramente, se chi non ha mai fatto dei cammini, se non ha, diciamo, ostacoli fisici perché non ha qualche problema a camminare, vada a camminare. È proprio una cosa che letteralmente può fare chiunque, perché cioè chiunque non abbia ostacoli di qualche tipo. Poi ci sono anche altri modi, però è una cosa che ti cambia la vita, fare cammini lunghi. Grazie mille, Lia. Grazie mille. Grazie a voi, alla prossima. Buona serata. E tante ciao. Altre buone avventure. Comunque, su Zonzers, come la maggior parte di voi sa, oltre che andare in montagna a camminare, si può fare qualsiasi cosa. Esatto. Qualsiasi cosa, basta usare le tag alla fine, quando si crea l'avventura, e scegliere le tag giuste. E a questo proposito, vai regia, perché scommetto che abbiamo un video fighissimo che fa vedere tutte le avventure dei nostri Zonzers. Vero. Rieccoci, e adesso andiamo con la nostra terza super ospite, che è Federica. Fede. Ciao Fede. Ciao Fede. Ciao a tutti, mi sentite? Come stai? Tutto bene, riuscite a sentirmi? Sì, ti sentiamo okay. Benissimo. Io devo dire mi volevo ricollegare un attimo a Marco e Elia, perché mi hanno fatto venire entrambi l'ansia. Marco, perché a Pasquetta ha organizzato un barbecue con 50 persone e quindi adesso ho l'ansia, devo andare a controllare che ci sia tutto. Ed Elia, perché ho organizzato anch'io il cammino dei pescatori per quest'estate. Però adesso col volo di ritardo 3 ore, un attimo. Invece hai fatto benissimo. Scusa, sentitemi, no, che così almeno ti dice anche magari qualche posto in particolare anche dove fermarti. Ma assolutamente, volentierissimo. Infatti è anche bella questa cosa qua, che poi ci si possono anche scambiare consigli. Comunque io quello che volevo dire è che di tutte le persone che ci sono qui stasera, Federica è la mia preferita. È la mia preferita? No, non è vero. Perché mi ha scritto... Ma non diciamo nessuno. Mi ha scritto delle cose, adesso ti leggo. Io le ho scritto, a un certo punto le ho scritto, ti farei una statua d'oro. No, è vero, però è vero, ti farei una statua d'oro, sul serio. Cioè, mi ha scritto delle cose su Zonzers relative alle sue esperienze, che sono esattamente quello che noi sogniamo. Cioè, al di là del fatto di dire, vabbè, ok, ma avere una vita più attiva, vivere all'aria aperta, io posso leggere, Fede. Zonzers ha dato la possibilità a persone come noi di trovare il giusto contesto per esprimere il meglio di se stesse. Per molti, me compresa, è stato stravolgente vedere in un diverso contesto sociale, con persone diverse dal solito gruppo di amici, che ti ritrovi più per caso che per scelta, riesci a tirar fuori lati del tuo carattere che neanche pensavi di avere. Improvvisamente non ti senti più un pesce fuor d'acqua, ma trovi il tuo habitat naturale con persone mai viste prima. Per me questa sensazione, questa consapevolezza è stata assurda ed è la stessa che ritrovo nello sguardo delle persone a fine giornata dopo la loro prima esperienza a Zonzers. Bello, bello. Sì, assolutamente. No, cioè... Ma assolutamente, cioè, mi emoziono anche a dirlo, perché è questo. Ma per me, cioè, la cosa più bella quando organizzo un'avventura è specialmente veramente per le persone nuove, perché poi vabbè, con alcuni ormai abbiamo stretto proprio rapporti di amicizia, ci sentiamo regolarmente ed è diventata quasi un'abitudine. Però quando porti una persona nuova, quando accogli una persona nuova e a fine giornata ti fa Madonna, raga, io le devo ringraziare, perché io una cosa così non l'ho fatta mai, persone così non le ho mai trovate. Cioè, a me è una cosa che mi emoziona tantissimo, mi piace tantissimo, quindi
sei a noi. Non puoi capire quanto emoziona me. Dopodiché uno pensa, cavolo, e lo stanno, cioè queste cose incredibili stanno succedendo grazie a un'app che non ho sviluppato io, però che ho contribuito a creare insieme. Però poi alla fine, se ci pensi, sì, ok, noi siamo tanto bravi a fare l'app, però come tutti i social, non vive senza la community. Cioè, è come un libro bellissimo, con una bellissima copertina, poi apri le pagine sono bianche, è la stessa cosa. E infatti io vorrei, a proposito di community e di incontri, che Federica mi raccontassi davanti a tutti come hai trovato... Non so se il soggetto in questione sta seguendo la live, ma questa cosa mi imbarazza tantissimo in caso. Però, allora, è successo che una domenica avevo organizzato un'escursione. Il venerdì sera prima stavo nel letto, era mezzanotte, proprio sai quando non ti prende sonno, che c'è il cervello che ti frulla, che devi fare qualcosa. Allora scrivo sulla chat di questa escursione che avevo organizzato per domenica, dicendo, ragazzi, ma se invece di partire domenica mattina ci trovassimo già domani sera, quindi sabato sera, e campeggiassimo lì in zona, chi ci sarebbe? E mi rispongono due ragazzi, che entrambi non avevano l'attrezzatura. Cioè, non avevano né tenda, né matrassino, niente. Però uno di loro fa, vabbè, aspetta un attimo, vediamo che posso fare. 5 minuti dopo scrive, ho trovato la tenda da mio zio, la tenda me la può prestare mio zio, e su Amazon compro il matrassino, ho visto questo che dovrebbe arrivare domani. E io dico, vabbè, questo è scemo, mezzanotte, venerdì sera, se compro il matrassino domani, che non gli arriverà mai, perché tanto siete sabato, figurate se Amazon consegna nelle campagne sperdute delle Marche. E io dico, vabbè, dai, prova, poi cioè, alla peggio non ci andremo, se arriva bene, se non arriva, pazienza, oppure dammi per terra, fai tu. Benissimo. Alle 3 di sabato pomeriggio ci scrive e ci fa, ragazzi, guardate, è passato il corriere a casa mia, ma non mi ha trovato, perché di solito lascio il pacco davanti alla porta, però stavolta non so perché non l'ha lasciato, quindi adesso io chiamo il call center di Amazon e lo sto inseguendo. E in tutto questo ci manda una foto di lui in macchina dietro sto camion. E io lì ho detto, no, vabbè, questo è scemo, cioè, questo è un pazzo. Vabbè, gli dico, vabbè, guarda, che ti devo dire, se tutto questo problema lascia stare. Lui, no, se mi aspettate, guarda, al massimo ritardiamo un pochino, se voi se volete iniziare a partire, partite, io arrivo dopo, così. Dico, vabbè, dai, aspettiamo e partiamo tutti insieme. E insomma, alla fine è riuscito a recuperarsi materassini, ha portato la tenda. Abbiamo fatto questo campeggio bellissimo, perché poi io penso che le cose improvvisate sono quasi sempre le migliori, perché quando le aspettative sono basse, tutto quello che si crea è sempre in di più. Insomma, sto ragazzo mi ha stizzicato talmente tanto che per farla breve era oggi il mio fidanzato. E quindi, insomma, Donzers, oltre a farmi conoscere amici nuovi, tra virgolette, per fare i romanticoni, mi ha portato l'amore, via, diciamo così. Noi stiamo cercando di, diciamo, di tenerci lontani dalla nomea di app di incontri, perché noi non vogliamo essere, l'app di incontri non è nata per questo, però io adesso dirò questa cosa. Non c'è un modo migliore di trovare l'amore o anche solo delle relazioni anche temporanee che non siano le avventure. Non c'è aperitivo che tenga, non c'è cena che tenga, cioè non ci sono cazzi che tengano. Passare una giornata insieme all'aria aperta a fare qualcosa di divertente, improvvisato e anche con qualche appunto con qualche difficoltà, ti aiuta a scoprire lati delle persone che altrimenti non vedresti mai, come già tu hai detto. E basta, questa è la verità. Quindi, cosa dobbiamo dire? Sono altri incontri senza dire che c'erano altri incontri. Vabbè, se succede, no, però, va bene. Però se succede, esatto. Perché no? Però se succede va bene lo stesso. Nessuno pensava una cosa del genere. Io per prima non ero interessata a questo tipo, diciamo, di utilizzo dell'app, anzi. Cioè il mio scopo è sempre stato quello di trovare amicizie. Però poi ecco, magari si scoprono persone con cui hai affinità, che così poi da lì da cosa nasce cosa, si riconosce, perché poi chiaramente cioè, abbiamo fatto altre avventure insieme. Infatti sì, e poi io volevo anche che ci raccontassi al volo, so che stiamo andando un po' lunghi. Ah, una cosa che non vi ho detto, noi guardiamo la chat ogni tanto, se stiamo andando troppo lunghi, troppo veloci, diteci che cosa vi piace, cioè
tagliateci, eccetera. Serena Teodoro, grazie, già, Teodoro anch'io. E, no, e volevo che Federica raccontaci di cosa è successo, cosa facevi quel 20 febbraio. Ah, sì, vabbè, la faccio più breve questa. Concerto 20 febbraio, escursione che doveva essere una cavolata, con 50 persone, di cui la metà Erasmus con le Converse. Invece ci troviamo a inerpicarci su una cascata ghiacciata in cui tutti quanti si stavano per ammazzare. Ah, va bene, non succede niente. Fine della giornata, siamo tornati tutti sani e salvi, ma tutti un po' provati, e io, per ritirare su il mood, perché ogni tanto la testa non mi dice vero, dico: ragazzi, ma perché non andiamo alle terme? Cioè, eravamo a 20 minuti da delle piscine naturali, però, capite, era il 20 febbraio, era freddissimo ed eravamo al crepuscolo. Quindi mi trovo intorno tutte facce perplesse, come mi succede al solito quando propongo qualcosa di matto, tranne un ragazzo che mi guarda e mi fa: oh, ma sai che è proprio una figata? E quindi ha iniziato lui. Un altro ragazzo ha detto: dai, andiamo a comprare le birre. Un altro ha detto: sì, dai, io prendo la macchina. Si è creata quell'atmosfera, per cui 20 minuti dopo ci siamo trovati a bordo terme di notte, dentro all'acqua a 25 gradi, con le birre intorno a queste piscinette. E siccome poi dopo un po' ti prende freddo nell'acqua, perché per quanto è stato a 25 gradi, fuori ce ne sono sempre 5 a distanza, abbiamo acceso le casse Bluetooth, ma tanto che eravamo carichi, abbiamo iniziato a ballare. Ballando ci siamo scaldati, ci siamo spogliati, siamo rimasti in canotta, di notte, il 20 febbraio in montagna. Cioè, è stata una cosa pazzesca. Io penso che quella notte non me la scorderò mai. È così, sì, bisogna, ogni tanto bisogna proprio lasciarsi andare totalmente, sì, anche alla stupidera, a qualsiasi cosa succede. Non lo so, la maggior parte di noi vive a chiappe strette tutto il tempo, con sempre dietro agli orari. È vero, ogni tanto bisogna sbracare, no? Assolutamente, lasciarsi andare. Grazie. E il bello, insomma, trovare persone che ti appoggiano, quindi quella è la cosa bella, è l'opportunità bella che mi ha dato Tonker. Grazie mille, grazie tantissimo. Ciao. Grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao Fede. Adesso passiamo al nostro ultimissimo ospite, che è il nostro James. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Ecco. Buonasera. Ciao. Me l'avevo detto, avrei messo la cravatta, non l'ho trovata, ma ho messo a lei il papillon. Ecco qui, si vede. Bravissimo. Prima, grazie di essere qua. Prima di... No, no, è un piacere. Prima di chiederti le prossime cose, volevo ricordare che c'è tempo per iscriversi fino al 6 di maggio, poi comunque alla fine faremo un recapone. Ah, scusa, no, capito, fai il questionario il 6 di maggio, ma il questionario bisogna inviarlo. Sì, vabbè. Poi faremo altre... Scusate, stiamo decidendo qua al momento che cosa fare. Comunque, facciamo così, fatelo, cioè, se volete, c'è scritto, iscriviti entro il 6 di maggio, ma meglio prima. Esatto. Cioè, praticamente, come vedi, James, l'essenza stessa di Zonders è l'organizzazione, sì, proprio svizzera, sì, in qualsiasi cosa facciamo. Ci sta. Comunque, allora, facciamo così, che se vi interessa provare a partecipare al Creator Program, tipo subito dopo la diretta, andate su zonters.com/creator, c'è il form da compilare, che così vi arrivano le newsletter, esattamente, che vi dicono esattamente quando sono le date, anche meno approssimative di così. Comunque, dai, via con la roba. E, James, grazie mille, sì, di essere qua. Grazie. Io mi sono sempre chiesta se ti dovevo chiamare James o Moroz, però ho capito che è James. È normalissimo, sì, James. Tra l'altro, con questo nome che ormai mi porto da una vita, ormai, mi trovo sempre, sono tenuto a spiegare anche il motivo, perché giustamente io non mi chiamo James. James è solo allora infatti spiegacelo. Sì, io mi chiamo Angelo, ok? James è un nome che mi porta una vita perché era il personaggio di una serie televisiva. Non so se avete mai visto la serie degli anni 90-2000, Lost, famosissima, facevano sulla Rai, quindi... Cioè, ci sono proprio rimasta sotto, non è che solo l'ho vista, l'ho subita. Non la spoilerò, alla fine lo sappiamo tutti come finisce, ok? E uno dei personaggi era Sawyer, e James Ford, e poi era l'alias di Sawyer, insomma, e da lì è nato questo nome che mi porto all'epoca. Gli amici mi chiamano così, i colleghi mi chiamano così, su Zonzer mi chiamano così, insomma, ogni avventura mi tocca sempre spiegarlo, comunque è divertente.
è divertente. Senti una cosa, sì. Io volevo che tu ci raccontassi, vabbè, insomma, un po' in generale di Zozze, però tu sei già parecchio bravo nella content creation, cioè le sai già fare le cose, le sai già fare parecchio, cioè se li guardate adesso, non li faccio più vedere i profili perché si vedono male e non, cioè visti così non rendono l'idea innanzitutto della bellezza delle foto e poi anche dell'incredibile bellezza della, però sto facendo vedere lo stesso, del UX design della nostra app che vi ricordo che è fatto da, cioè è disegnata questa app da Giacomo, che è il mio co-founder ed è una persona grandiosa, ciao, sì, hai l'artificio, ok, scusami, lo volevo salutare perché oggi è venuto a preparare il set, qualche bello, guarda che abbiamo messo le luci. No, ma è bellissimo. Bellissimo, confermo. L'abbiamo fatto, confermo. Giacomo, pensa che Giacomo ieri era in pronto soccorso. No, oggi, quando tu sei tornati da Venezia, era in pronto soccorso eppure è venuto qua. E basta, era questo inno allo stacanovismo di Giacomo. Comunque, tu sì. Che sei già bravo a fare sta roba, sì. Ti interesserebbe, cioè tu, quando senti parlare di questo creator program, ti interesserebbe ugualmente oppure ti senti già... Sì. Assolutamente sì. Sì, assolutamente sì, sono... onorato ed è per me un grandissimo piacere poter partecipare a questo programma con voi, perché comunque ormai c'è un rapporto di, tra virgolette, di amicizia, di collaborazione, ormai ci conosciamo, insomma, ecco. E è quindi vero. Se possiamo in qualche modo anche creare qualcosa in più, per me non può essere altro che benvenga, insomma, ecco, a me fa piacere veramente, insomma, con Irene ci siamo pure sentiti recentemente. Insomma, io non vedo l'ora, ecco, quindi poi vediamo un po' se supero gli step, se no, vabbè, insomma, amici lo stesso, insomma, io sono qui e sono con voi e sarò sempre con voi, insomma, perché lo spirito di Zozze mi appartiene, appartiene a me, appartiene a lei, che ogni avventura conosce sempre qualche cagnolino e ci divertiamo in due, insomma. Ecco. Sì, ma... Sì. Ci sono Zozze che arrivano con cani, come funziona? Sì. No, si prima se che arrivano d'accordo? Sì, spesso e volentieri, nelle avventure poi in chat ci si organizza anche da questo punto di vista, insomma, ecco, perché giustamente molte persone tipo me hanno un cane, per quanto mi riguarda lei viaggia sempre con me, le avventure le fa sempre con me e da sempre, quindi... Per me averla al mio fianco è sempre una certezza e un piacere. La cosa bella è che ho trovato anche persone che condividono lo stesso modo di pensiero, che comunque hanno i loro cani sempre con loro, ed è una cosa bellissima. Nell'ultima avventura, quella organizzata dal grandissimo Alessio, che non so se sta seguendo la diretta, ma lo saluto, ha un super cane piccolino, ma ha uno spirito di un pastore tedesco, è bellissimo. E c'erano più cani alla fine che partecipanti quasi, insomma, ecco, quindi sono situazioni che si vengono a trovare. Stiamo parlando di Alessio Bertani? Alessio? Bertani? Sì, no. Sì, dovrebbe essere lui, sì. Sì. Devo rispondere alla mail, Alessio Bertani, scusa se non l'ho ancora fatto. Insomma, sì. Ci si organizza sempre nel rispetto anche di chi, insomma, perché comunque in auto si condivide il viaggio, ci si organizza anche sul discorso di chi magari ci può anche stare che una persona non avendo un cane non ha il piacere di condividere un viaggio con il cane dietro, ecco, però purtroppo è così. Sì. Ok. Bisogna mettere prima in chiaro le cose, e per quanto mi riguarda ho sempre trovato compagni d'avventura che condividono il mio stesso stile di vita ed è un piacere, onestamente, ecco. Non è scontato. Anche perché loro condividono quel poco di tempo che stanno con noi, almeno lo condividono di qualità. Aspetta che la faccio scendere un attimo. Si è stancata. No, ma io non posseggo cani, però qua noi praticamente il posto dove siamo adesso, che adesso con questa fantastica telecamera
Questo è il posto dove, allora, lo staff di Zonzers è un po' sparso, non mi ricordo se l'ho detto all'inizio perché ero in trance, però siamo un po' tra vabbè, Milano, dove siamo io e Giacomo, il Piemonte, dove stanno Luca Lorenzo, Vicenza, Verona, siamo un po' sparsi in giro. Diciamo che questa qui è un po' la nostra base operativa e qui praticamente l'ingresso a cani, bambini, gatti, pesci, cioè pesci, è tutto molto, molto libero e quindi sì, noi tra l'altro c'è anche tra di noi, non rivelerò chi che alleva galline. Grazie mille James, grazie. Ci mancherebbe, grazie a voi. Buona serata. A presto, grazie. Abbiamo terminato, adesso è il momento delle domande, se qualcuno però me le devo... Ma tu ce l'hai le domande? Ok. Nel frattempo, intanto che tu cerchi le domande, ricordiamo, scrivete le vostre domande nei commenti. Bellissimo. Esattamente. Allora ragazzi, adesso voi scrivete le vostre domandine, noi cercheremo di selezionarle e rispondervi, quindi scaldate le vostre ditine. E comunque dopo vi faremo vedere un'ultima slide con una recap delle date. Ma facciamola vedere subito intanto per fare le domande adesso. Allora, mamma mia, che bravo Giancatano, bravo regista! Grazie al nostro super regista. Allora, calendario, quindi facciamo un attimo il recap che prima è stato un po' confusionario. Il 25 marzo vi invierò per mail, ricordo dovete essere al programma tramite il nostro sito, un questionario che avrete tempo per compilarlo fino alla settimana successiva, quindi il 2 aprile. Vi raccomando, fatelo in un momento di calma, attenzione e concentrazione. Questo questionario comprenderà anche l'invio facoltativo, ma caldamente consigliato, ho sempre segnato di dire questa cosa quando lo sto dicendo, un vostro video di presentazione, quindi vi consiglio comunque di farlo. Ma caldamente consigliato non perché cerchiamo per forza qualcuno che sa. No, è un modo per conoscervi meglio, sì. Per vedere appunto anche quanto siete motivati. Non perché ci dovete mandare delle cose a livello super interprofessionale, non è per quello. No, cioè, così stato... ragazzi, mandateci un video così. Esatto. Anzi, così, come mi ha insegnato Giacomo. Esattamente. Così, dove ci dite sostanzialmente perché vi piacerebbe fare questa cosa, che cosa vi aspettate dal creator program, cosa vi aspettate di imparare e perché vi piacerebbe farlo. Non ci raccontate come vi chiamate, così, perché tanto lo vediamo su Zonzers, diteci perché vi interessa farlo. Esatto, esattamente, quindi ecco, caldamente consigliato per questa motivazione. Entro 15 di aprile avrete gli esiti di questo questionario, quindi vi faremo sapere appunto come è andato, se siete passati alla fase successiva. Il 21 aprile avremo la data del Creation Bootcamp, che è il primo bootcamp, l'avventura che faremo in Lombardia di cui parlavo. E il 6 di maggio chiuderanno le iscrizioni al Creator Program, quindi da quella data in poi non sarà più possibile iscriversi. Ovviamente speriamo che la maggior parte delle iscrizioni arrivi ora, adesso, dopo questa bellissima taglia che sera si sta per mettere un funghetto in testa. E quindi niente, questo è il recap, se volete screenshottarvelo. Ad ogni modo, come vi dicevo, io sono sempre disponibile in chat, se avete bisogno scrivetemi e chiarisco ogni vostro video. Ecco. E qui allora vai alle domande. Chi è le galline? Mostrati. Ah, questa mi sembra una prima domanda. Svelati, è una bellissima domanda, grazie Leonardo. Svelati e parla. Abbi il coraggio. Guarda, sta nascosto, ride, sta nascosto. Non ti riesci a mettere in onda? Django, è Gian Gaetano che alleva le galline. Esattamente. Alleva le galline e domenica scorsa si è totalmente dimenticato di avermi mandato un calendario per una call di domenica. Io sono talmente ormai bollita che per me è domenica, lunedì uguale, e mi ha tirato il pacco perché stava comprando le galline. No, è bollato. Per rimanere... Va bene. E allora qui abbiamo complimenti per Gian Gaetano, vediamo se succede qualcos'altro che possiamo rispondere.
Abbiamo i dati Auditel di stasera? Abbiamo i dati Auditel di stasera? E li avremo... li avrebbe... Beh, comunque saranno ovviamente grandiosi. E no, li avremo dopo, non lo so, immagino che Laura li saprà, o forse possiamo chiedere anche a Luca e Lorenzo poi quanta gente si... Sì, okay, qui c'è una bella domanda, secondo me è anzitutto più una bella domanda di Luca. Immaginate se riuscissimo a includere sempre più persone? Hai perfettamente ragione. Allora, yes, non è una nota a margine, è una cosa importantissima. Esatto. Allora, qua rispondo io e chiedo scusa in anticipo, se dico delle cazzate scrivimelo Luca. Allora, la questione delle disabilità e dell'inclusività delle avventure, come potete immaginare, è assai complessa. In generale è assai complesso sviluppare una piattaforma, un social, dove le persone devono interagire nella vita reale. Quindi non è che ce ne siamo dimenticati, non è che non lo vogliamo fare, è che banalmente noi fino adesso eravamo anche meno persone di così. Cioè Irene, Django sono appena arrivati. Spero troveremo anche un altro sviluppatore, ma voi vi dovete rendere conto che quello che abbiamo fatto fino adesso l'abbiamo fatto facendo degli altri lavori. Questo è il primo anno in cui io posso dire ai miei clienti: guardate, scusate, non posso perché voglio fare solo Zonzers, ok? E quindi non ce ne siamo dimenticati, lo vogliamo fare, però lo vogliamo fare bene. Ci rendiamo conto che non esiste solo una disabilità, un tipo, c'è un infinite sfumature di questa tematica, e vogliamo metterci la testa bene, possibilmente anche trovando qualche partner più esperto di noi in queste cose. Comunque sì, lo vogliamo fare assolutamente. E perfetto, a proposito di partner, ci chiedono qual è il ruolo del tour operator. Allora, il ruolo del tour operator è sostanzialmente quello di insegnare, trasmettere le conoscenze necessarie per gestire delle esperienze in condizioni, non fatemi dire estreme, perché è sempre una parola che odio, dire estreme, perché qualsiasi cosa può essere estrema, però in condizioni da, non so, deserto o situazioni abbastanza avventurose. E poi ci sono anche delle altre cose che però non sono autorizzata ancora a rivelare, perché sennò spoileriamo troppo, che riguardano il tour operator, ma ovviamente i tour operator fanno viaggi e basta. I tour operator fanno viaggi. Questo tour operator in particolare fa dei viaggi della Madonna e basta. Okay. Poi abbiamo Lorenzo che invece ci chiede: i corsi saranno in presenza, in streaming o saranno fruibili anche successivamente? Allora, sostanzialmente metteremo online sulla questa pagina che potete già vedere, zonzers.com/creator. È una pagina che man mano si evolverà. E man mano verranno caricati dei contenuti nuovi, degli aggiornamenti. Poi linkeremo anche il questionario, quindi chi magari si perde la mail, il fiche spam eccetera, metteremo il questionario, ci sono già i profili dei nostri creator, e poi metteremo anche gli altri creator che arriveranno, quelli che parteciperanno al programma, e metteremo dei contenuti riservati, cioè queste cose di cui vi ha parlato Laura, e anche i contenuti poi che faranno gli altri trainers del programma. Scusate, non posso fare questa voce da idiota, e so che Giacomo mi ucciderebbe, però gli altri trainer del programma, cioè me compresa, saranno in una sezione riservata che sarà fruibile anche successivamente, però sarà fruibile solo da chi ha avuto accesso al programma. Gli eventi, lezioni in presenza, ma più che lezioni, diciamo che saranno cerco di non fare una cioè, bootcamp, cioè sostanzialmente delle grazie
Sono, sì, cioè non sono proprio delle lezioni, sono delle giornate o delle mezze giornate in presenza, tutti insieme, anche insieme ai ragazzi training for outdoor, oppure al, ai ragazzi di ragazzi e ragazze. Io penso che Lorenzo però intendesse il corso di cui parlava Laura. Ah no, quello c'è. Quello, sì, sì, sì. Quello sarà online, assolutamente. Yes. Giusto, Laura? Siamo in onda, Laura, se riusciamo. Va bene, passiamo alla domanda successiva. Laura dice giusto. Okay, giusto. Perfetto, okay. Poi Federica ci chiede, mi ricordate il nome del secondo partner presentato? È Marchigiano. Training for Outdoor? No, non è Marchigiano, Training for Outdoor. Cioè, magari ci sono anche dei marchigiani, oddio, non lo so sinceramente. Allora, Training for Outdoor... io vi dico realmente come li ho conosciuti, perché uno dei ragazzi di Training for Outdoor è il coach di mountain bike di mia figlia, che risaluto di nuovo, ciao amore, è bellissimo, è il suo coach, abbiamo iniziato a parlare di questa cosa, poi abbiamo conosciuto gli altri ragazzi del team, secondo noi condividiamo la stessa filosofia e lo stesso approccio avventuroso alla vita. È questa cosa più importante, e soprattutto loro fanno dei percorsi di training super belli per poi andare a praticare le attività che ci piacciono. Io negli ultimi due anni sono passata da buttarmi a freddo totalmente in qualsiasi attività, facendomi anche male, a invece allenarmi. Ho iniziato ad allenarmi e ne abbiamo parlato anche tutti. Ecco, e fatelo tutti quanti. Vedi, Giacomo non si allena, infatti ieri sera l'ho fatto. E invece non è stato. No, quindi non lo so se sono marchigiani, però sono simpatici e molto bravi. Esatto, poi Luca, che ci ha fatto prima la domanda per quanto riguarda le disabilità, ci chiarisce che non voleva essere assolutamente una critica, no, ma l'abbiamo assolutamente capito, non ti preoccupare, ci dice appunto che è molto difficile, ma che magari attraverso una partnership con qualche istituto si può trovare in mezzo a un'avventura adatta in persona. Ma noi ci vogliamo pensare a questa e a tantissime altre cose. Quindi guarda, realmente la nostra mente va molto molto più veloce poi delle nostre mani. Esatto. E Lorenzo poi ci chiede se saremo presenti anche noi alle avventure di gruppo. Oh yeah. Ovviamente, sì, ovviamente. Certo che saremo presenti anche noi, e io sarò presente con un e io sarò presente con un cappello da fungo, e voi saprete che quando indosserò questo cappello da fungo starò per farvi un regalo. Beh, un po' come Babbo Natale, esatto. Poi ci chiede Jacopo, qual è l'età media delle persone che partecipano al bootcamp? L'età media delle persone, in che senso? L'età media delle persone di staff? Sono tutti giovani tranne me. E, cioè, tu quanti anni hai? Non lo ricordo te. 28, ok, sono tutti millennial tranne me, che sono generazione X. E invece l'età media delle persone che parteciperanno come creator non lo abbiamo prestabilito, e sinceramente non ha nessuna importanza. Noi siamo per la totale democratizzazione dell'età. Assolutamente sì. E ci chiede poi invece Rachele, serve un'attrezzatura tecnica tecnologica specifica? Questo. Esattamente. Basta. E allora vediamo se c'è qualche altra domanda. Approfittate di questo momento per fare che cosa? Per mettere la slide recap. Vai con recap. Chiudiamo. Hai ragione, chiudiamo, va bene, basta. Recap. E ora? Stacchetto. Scherzo. Togliamo anche, scrivete le vostre domande nei commenti, Giacomo, grazie. E, bene ragazzi, chiudiamo, e grazie ancora a tutti quanti, tutti stati ospiti, Zonzer, e un sacco di
amore per tutti voi, grazie di essere stati grazie qua. Grazie mille ragazzi, è stato pazzesco, adrenalinico e bellissimo. Ciao. Sigla! Yeah.